Ciao a tutte ragazze, allora oggi parleremo di un trucco specifico per gli occhi infossati e piccoli. Allora, i miei sono degli occhi che tendono un pochettino ad essere infossati e comunque non sono grandissimi, quindi sono un po' appunto infossati. E volevo farvi questo video perché me l'hanno anche richiesto un paio di ragazze per farvi vedere un po' la tecnica per tenere gli occhi, per avere gli occhi un pochettino più grandi. Quindi la maggior parte delle cose che ho utilizzato comunque sono quasi tutti i prodotti della Kiko e sono tutti sui toni comunque del nude. Spero che vi piaccia il trucco e vi lascio subito al tutorial. Un bacione ragazze! Mua. Eccoci qua ragazze, allora usiamo questo pennellino nuovo dell'H&M ed è per la BB Cream. Io lo userò per il mio fondotinta, comunque va benissimo anche per questo. È stupendo questo pennello, è costato mi pare sui 4,90 euro, comunque è costata una cavolata. Tra l'altro adesso hanno fatto anche il sito di H&M per comprare online, quindi a maggior ragione. Allora inizierò a mettere il mio fondotinta, accelero il video così non ci metto troppo tempo. Delle occhiaie, guardate, ce le ho praticamente a partire da qui e uso questo fantastico prodotto che mi è arrivato tempo fa della Vichy, che è questo, è Roll-On ed è del Tinte Ideal ed è bellissimo, guardate, praticamente lo metto sulla parte delle occhiaie, proprio qui. Bellino anche l'applicatore, mi piace un sacco, penso che lo ricomprerò appena lo finisco e poi inizio, diciamo, a picchiettare così, e vedrete subito comunque che l'effetto occhiaia diminuisce notevolmente. Che poi appunto anche se è roll-on lo picchietto perché comunque ho notato che aderisce di più il prodotto e poi ci metterò anche un filino di cipria. Ora prendo la mia base sempre Hello Stage della Essence, faccio un bello zoom sui miei occhi e metto appunto la base su tutta la palpebra. Questo è un trucco pensato appunto per chi ha gli occhi piccoli, quindi per chi ha gli occhi piccoli ed infossati. I prodotti che utilizzo ve lo dico subito. Per primo prodotto utilizzo questa da Vinci Cosmetic, che mi era arrivato in una glossy box. Questo comunque prodotto è bellissimo anche perché ha un colore stupendo, guardate, lo userò proprio nella prima parte dell'occhio. Poi come per la seconda parte dell'occhio invece userò questo prodotto dell'H&M che ho comprato a Madrid, che appunto ve l'avevo anche fatto vedere nel mio video degli acquisti, e userò questo marrone scuro. Il primo colore lo utilizzo proprio con un pochettino di collirio. Questo colore più chiaro sopra e prendo questo pennellino da precisione di H&M e lo metto proprio qui sopra nella piega dell'occhio. Ecco qui, poi prendo questo magnifico pennello
che se non ce l'avete, secondo me dovete assolutamente prenderlo, che l'ho preso da Saponi e Profumi, di questa marca qui. Mi ci trovo veramente benissimo con questo, perché serve proprio per sfumare bene. Bello grande, pennellone da sfumatura. Prima cosa di cui avete bisogno è, ve lo dico subito, questa matita che è la mia della Essence ed è color rosa. È praticamente, infatti, non per le labbra, per appunto gli occhi. Allora, è color rosa chiaro chiaro e la vado a mettere esattamente all'interno dell'occhio. In questo modo prendo la mia matita marrone della Essence e inizio a delineare questa parte qui proprio all'esterno dell'occhio. Precisione, inizio ad essere più precisa. In questo modo e poi cerco comunque di finire perché poi andrò a mettere anche a fare anche la virgoletta con l'eyeliner, quindi ecco qui. Allora prendo il mio eyeliner marrone della Kiko, che alla fine è un color caffè bello bello, e lo metto proprio sottile. Immancabile piegaciglia. E mascara marrone della Essence color caffè. Come blush
Mettiamo questo qui della Roche-Posay. È un colore un pochettino diverso da quello che uso solitamente, ma mi ci sto trovando veramente benissimo. Ed è sul color pesca. Quindi metto sempre il mio applicatore. Metto giusto un po' per colorare le guance. Allora, dopo aver tolto il burro cacao, metto il mio rossetto. Allora, ho deciso di mettere questo della Kiko, dove ho trovato nella mini beauty box che mi è arrivata appunto da Elena. Ed è il numero 01, abbiamo detto, che ha lunghissima durata. Guardate che bel colore. Adesso lo vediamo anche sulle mie labbra. Qui ragazze, ecco il trucco terminato. Quindi spero comunque che vi sia piaciuto e vi mando un bacione al prossimo video, ragazze.